Bene, oggi voglio parlarvi di un argomento che leggendo ho trovato e che avrei sempre voluto parlare e oggi voglio parlarvene. Vi chiedo di aprire con me la Bibbia in Atti 19, dal 13 al 16. Ce l'avete? Tu mettilo. No. Trovato? Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia». Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Quanti conoscono questa storia? Non vale, ho iniziato adesso, non puoi mettermi 9 minuti. Ah, ok. Non imbrogliare, che tu devo recuperare 3 mesi in cui sei durato tanto, quindi. Conoscete questa storia? Quanti la conoscono? Ok. Per me questa è una di quelle storie che mi fanno sorridere, non per la storia in sé, perché anzi è anche alquanto particolare, ma per il fatto che immagino queste persone che provano a usare il nome di Gesù e il demone gli dice: scusate, ma Gesù va bene, Paolo lo conosco pure, ma voi chi siete? E questi si scagliano contro di loro e loro scappano nudi e feriti. A me fa sorridere, non so a voi. Però questa storia mi ha fatto venire in mente delle vignette che giravano su Facebook un po' di tempo fa, ce n'erano una marea e ve ne voglio far vedere alcuni. Dottore, come i miei amici pensano che sono? La prima vignetta. Cosa mia madre pensa che sono? La seconda. Cosa la società pensa che sono? Cosa il governo pensa che sono? Cosa io penso che sono? E chi realmente sono? Ve lo ricordate? Fotografo, come mi vedono i miei amici, come mi vede mia madre, come mi vede la società, come mi vedono i colleghi, come mi vedo io, come sono in realtà. Avanti. Hacker. Questa è particolarmente vera. Ok? Ingegneri. Studenti, aspetta, oh, che devono leggere. Come vedono i professori, i miei amici, come mi vedo io, come sono in realtà su Facebook. Avanti. Matematici, come penso di essere, come mi vedono i miei amici, la società, gli ingegneri e i psichiatri. Credo, e cosa penso io e chi in realtà sono? Gli psicologi? Giadina, mi dispiace, ma noi ti vediamo così, come quell'uomo con i capelli bianchi. Ok? E i credenti? Come mi vedono gli altri? Come un papa? Come mi vedo io? Come mi vedono i demoni e come sono in realtà un super santo spallonissimo. Lasciala un po' là, così ci riflettiamo un po'. Però accendi la luce magari anche. Mi ha fatto ridere perché, come vedete, in questi versi c'è un problema di identità, giusto?
i demoni non riconoscevano le persone che stavano cercando di mandarli via. Non riconoscevano la loro autorità nonostante usassero il nome di Gesù. Per chi non lo sapesse, questi signori, quelli che la Bibbia dice, quelli che facevano queste cose erano figli di Sceva, eccetera, eccetera, erano maghi. Questi qua erano esorcisti itineranti. Un'altra versione dice, quella in inglese dice che erano esorcisti vagabondi che giravano. Perché dico che erano maghi? Perché gli esorcisti in realtà, anche se è un termine che si usa a volte in modo sbagliato, ma gli esorcisti scongiuravano tramite arti magiche, questo significa esorcismo, e quindi loro facevano questo con arti magiche, predivano il futuro, predicevano. Ho spaccato la chiesa, predicevano, prevedevano, no, ma quello è un altro verbo, prestavano il futuro, mi sono dimenticata l'italiano, non è vero, e lo facevano per arricchirsi, quindi per poter avere un guadagno, e loro erano abituati ad usare quindi formule magiche per fare quello che facevano. E anche questa volta credevano di poter usare una formula magica nel nome di Gesù per liberare le persone. Ma quei demoni riconobbero che le parole che loro usavano erano vuote. E delle volte noi facciamo lo stesso. A volte noi usiamo formule magiche per sfoggiare la nostra santità. Vi leggo la definizione di supersanto. Io ti sento. Il supersanto crede che quello che dice è sempre giusto. Lui sa la verità perché la Bibbia dice che Gesù è la via, la verità e la vita. Il supersanto è quello che sente uno starnuto e sgrida subito nel nome di Gesù. Ma non il tuo raffreddore, te, perché sei in peccato e per quello sei ammalato. Il supersanto non ha paura di sparare una raffica di versetti, perché non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Il super santo non ha opinioni, ma elaborati di tesi, con tanto di bibliografia biblica, ovviamente, per avvalorare le sue teorie. Il super santo è poco concreto e crede che usando le sue teorie e tutto quello che sa su Gesù e sulla Bibbia porterà l'intera umanità alla salvezza, ma la verità è che non porta mai frutto. Poi c'è, questo è il super santos, poi c'è un altro tipo, un'altra tipologia, che è il credente vergognoso, no? Che è quello che crede che essere credenti sia da sfigati e così diventa insicuro nel dire la verità. Le verità che sa, ha vergogna di dire chi è veramente e solo pochi intimi e a volte la sua famiglia sanno che è credente. Il credente vergognoso purtroppo fa apparire anche Gesù come sfigato perché le persone attorno a lui credono che la religione l'ha fatto diventare così. Quello che non sanno è che Gesù l'ha già migliorato parecchio, ma ci sta ancora lavorando. Ok. Questi chiaramente sono stereotipi totalmente inventati, spero. No, lo so, sono inventati. Ma sono esempi che, così per farci capire chi siamo e come stiamo reagendo. E sia che tu sia in un ruolo, sia che sia in un altro, sia che tu non sia in nessuno di questi stereotipi, se le persone attorno a te non vogliono seguirti, è perché stai usando il nome di Gesù come una formula magica, sperando che funzioni. Sapete, i maghi in questo passaggio stavano andando a tentativi, perché loro usavano delle formule e dicevano, vediamo, se questa formula funziona, porterò soldi più velocemente. E oggi voglio dirvi, noi abbiamo un solo shot per far capire alla gente chi è Gesù. Non usare il nome di Gesù, il nome di Dio a tentativi.
Hai un solo shot per far capire alla gente chi è Gesù. Usa la tua vita per farlo. Non usare le parole, usa la tua vita per farlo. Amen. Sappiamo che, lo diciamo sempre, dire di essere un cristiano non fa di noi un discepolo di Gesù. Quegli esorcisti volevano usare l'autorità di Gesù, nel nome di Gesù, senza essere suoi discepoli. E a volte noi mettiamo, vabbè, io oggi ho la maglietta della Marvel, ma qualcuno ha quella di Gesù. Siete più bravi, io ho messo quella della Marvel. L'ho messa per conquistare mio marito perché volevo che mi dicesse che ero carina, infatti me l'ha detto. Lui quando mi metto gli All Star si emoziona, a me non piacciono, lo devo dire, non mi piace, lo faccio per te. Oh, che carini. Sempre alle scarpe andiamo a finire, vabbè. E, comunque, mettere la maglietta non significa necessariamente che sei un discepolo. Mi ricordo che una volta avevo visto una foto su Facebook, Gesù ti ama, Dio ti benedica, di questa persona tutto, si può dire la parola nudo in chiesa? L'ho detto. E era bello perché c'è scritto Dio ti benedica e sotto nei commenti una persona diceva pure io ti benedico. Figlia mia, ti benedico. E ci siamo capiti. E quindi questo non fa mettere questo non fa di noi un discepolo. Il fatto di indossare queste cose non fa di noi un discepolo. Il fatto di dire che seguiamo Gesù, che veniamo in chiesa, non fa di noi un discepolo, ma le nostre azioni faranno di noi un discepolo. Evangelizzarli a manetta, a Yem Rev, Rebuk, il Rebuk a Natale e il braccialetto, non fa di noi un discepolo se poi loro ci chiedono di copiare e non li facciamo copiare. Giusto? Sbagliato, devono studiare, non è giusto. Scherzo, però non l'hanno colta. Però mi sa che il mio umorismo nero vi è mancato in tutto questo tempo. E però a parte tutto dicevo che non ha senso usare le nostre parole se poi magari i nostri compagni di classe, i nostri colleghi hanno bisogno di aiuto e ce ne freghiamo, ok? La tua radicalità sarà la testimonianza più grande, il tuo amore verso di loro sarà la tua testimonianza più grande. Usa la tua vita e non le tue parole. Testimoniare di Gesù significa essere testimoni, giusto? Il testimone è colui che porta delle prove. Ci siamo? Che prove hanno le persone attorno a te che Gesù esiste? Che prove hanno le persone attorno a te che Gesù esiste? Lo dimostri con la tua vita? Hanno delle prove vive accanto a loro? Sei una prova che Gesù esiste? O sei la prova di un antipatico che tratta tutti male, che non fa copiare nessuno, che tratta tutti male, che risponde male, che fa finta di niente quando chiedono, quando c'è una richiesta d'aiuto, che quando qualcuno cerca, chiede ospitalità, fa finta di avere una casa di un metro quadro? Vedo. La tua vita, che prove sta portando che Gesù esiste? E la risposta a questo è, voglio aprire con voi in Deuteronomio, anzi ve lo leggo da qui velocemente, lo leggevo l'altro giorno e credo sia molto inerente. Quando avrai fatto un voto al Signore, tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, poiché il Signore tuo Dio te ne domanderà certamente conto e tu sarai colpevole. Ma se ti astieni dal fare voto, non commetti peccato. Mantieni e metti in pratica la parola uscita dalle tue labbra. Opera secondo il voto che avrai fatto volontariamente al Signore, che la tua bocca avrà pronunciato. In Ecclesiaste, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. E in Giacomo, soprattutto fratelli miei, non giurate per il cielo né per la terra, né con un altro giuramento, ma il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. La tua vita e la tua coerenza
saranno il frutto tangibile che Gesù esiste, non le tue parole. Amen. C'è stato un momento in questo digiuno, perché mio marito mi aveva detto: guarda, in questo digiuno stiamo cercando proprio di non fare eccezioni, di essere rigidi. E io ero fuori, ero all'estero, quindi era difficile per me farlo, però mi sono ricordata di, io spesso mi ricordo di questa parola in Ecclesiaste, ho detto ok, piuttosto che fare un patto sbagliato e non mantenerlo, decido da prima come voglio fare il mio digiuno e cerco di mantenerlo. E quindi ho deciso di eliminare un pasto al giorno perché era quello più pratico, essendo fuori, insomma, con la vita che facevo. E c'è stato un giorno in cui, quindi a pranzo, tutti i ragazzi che erano lì nella scuola in Canada mi dicevano: ma perché non mangi? E un giorno la professoressa mi ha detto: guarda, per l'ultimo giorno di scuola magari andiamo tutti a pranzo fuori. Siccome io a pranzo non potevo mangiare, gli ho detto: guarda, professoressa, in realtà sto digiunando. Ho detto: sto facendo un digiuno. E lei, siccome era musulmana, ha capito subito che era qualcosa di religioso, ha detto: dai, che forte, sai che anche noi facciamo il Ramadan. Ho detto: sì, vabbè, non sto facendo il Ramadan, però ha capito il senso del digiuno e quindi mi ha detto: va bene, non ti preoccupare. Cos'è successo? Che l'ultimo giorno di scuola c'era la festa, tutto, caos, e c'era una festa e si mangiava gratis. E quindi quando si mangia gratis sono felice, perché dice: cioè, è un'opportunità, non puoi, cioè devi sfruttare quell'opportunità, giusto? Amen. Ok. Solo io sono scroccona, no? Vabbè, non mi sento sola. E lei è venuta con il piattino e mi ha detto, poi era il mio ultimo giorno, quindi era, diciamo, una festa anche per me. Quindi è venuta con il piattino e ha detto: tieni, questo è per te. E io gli ho detto, lì ero veramente molto tentata, perché sapete, ero in Canada, chi mi vedeva, sinceramente? Voi l'avreste mai saputo? No. Io ve l'avrei mai detto? No. Avrei confessato? No. Quindi non l'avrebbe saputo nessuno, loro non avrei fatto, non avrei scandalizzato loro, perché in realtà non sapevano. Dio mi avrebbe forse perdonato, perché gli avrei detto: vabbè, era un'eccezione, era la festa, l'ultimo giorno. Però ho deciso, mi sono ricordata del fatto di questo verso e ho deciso di, chiaramente, di non mangiare. E lei mi ha detto, subito dopo si è ricordata, ha detto: ah, è vero, tu stai facendo il digiuno. E in quel momento io ho capito, ho detto: se io avessi fatto un'eccezione, che in fondo non faceva male a nessuno, lo facciamo tante volte, avrei anche potuto digiunare a cena o chissà in un altro momento, se io avessi fatto quell'eccezione, lei si sarebbe ricordata che io le avevo detto del digiuno e avrebbe visto che stavo mangiando e stavo rompendo il mio digiuno. E quindi mi sono ricordata che a volte ho capito che non importa chi c'è attorno a te, lo sapevamo già prima, però quello che le persone vogliono vedere nella nostra vita è coerenza. È coerenza. Quello che parla di Gesù attraverso la nostra vita è la coerenza e non le parole. Quanti vogliono fare la differenza? Quanti vogliono riempire questo posto? Quanti vogliono cambiare il mondo? Quanti vogliono che i demoni scappino? Ecco, non vi impegnate ad avere carisma, ad avere talenti, non vi impegnate in tutto questo, impegnatevi in una cosa: in essere coerenti in quello che dite. Amen. E così faremo la differenza. Per parlare di Gesù possiamo usare il nome di Gesù, ma per avere autorità nel nome di Gesù dobbiamo essere discepoli di Gesù. Amen. Vi è mai capitato di dire qualcosa la cui fonte non è certa? Di solito quando diciamo una storia di cui però non siamo tanto sicuri, com'è che diciamo? Mi hanno detto che, si dice che, se siamo al sud, diciamo, dice che quello, qua non si... Però è bello perché è abbreviativo e poi in un discorso, no? Ci sta, perché tu mentre parli, ma dici che quella...
Mo hai sentito? Dice che quella è incinta. Bravi, gli scoop. Mo hai sentito? Dice che il pastore Stefi ha messo su chili. Non è vero. Diteli che è proprio un terrone, che non, intanto di imparare a parlare italiano. Comunque, si dice che... in effetti, anche nei versi qua dicevano dice che... Perché dicevano... Non è che dicevano nel nome di Gesù, perché lo conoscevano, almeno capivano che era Gesù la formuletta, no? Loro dicevano nel Gesù, nel nome che nel Gesù che Paolo annuncia. Dice che nel nome di Gesù ti posso liberare. Paolo dice che nel nome di Gesù ti posso liberare. E non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché avevano sentito dire, come Paolo dice, Gesù può liberarti, ma non l'avevano sperimentato realmente, giusto? E quindi loro non sapevano chi era la fonte, non erano sicuri della fonte. E la cosa buffa di questo verso è che invece i demoni lo sapevano. I demoni conoscevano Gesù meglio di loro. La parola usata per conoscere Gesù nel verso era... Aspettate che ve lo trovo. Perché i demoni dicono: conosco Gesù e so chi è Paolo. Il termine per il primo conosco, quindi conosco Gesù, è ginosco, che significa conoscere per interazione ed esperienza. In pratica i demoni avevano già sperimentato la potenza di Gesù. I maghi no. E che i demoni potessero conoscere la potenza di Gesù, va bene, ci sta, perché sappiamo che il nome di Gesù fa tremare l'inferno. Però la particolarità che mi ha sempre colpito di questo verso è che loro dicono di conoscere Paolo. Non era la stessa conoscenza che avevano di Gesù. Infatti nella versione italiana è completa, perché dice: conosco Gesù e so chi è Paolo. Infatti è un'altra parola questo conoscere. La parola usata è epistamai, che significa conoscere, sapere, comprendere chi è. Tant'è che la versione in italiano dice: so chi è. Loro sapevano, conoscevano l'autorità e la potenza di Gesù e sapevano chi era Paolo. E la mia domanda stasera è: i demoni sanno chi sei? Sanno chi sei? O ti direbbero: conosco Gesù, ma tu chi sei? Sanno chi sei, come sapevano chi era Paolo? In te vedono un pericolo o vedono l'elefante che ha paura del topolino, che sarebbero loro? Giovedì abbiamo fatto, dopo 3 mesi, la spesa. Come hai vissuto questi 3 mesi che il frigo era vuoto? Giustamente lui dice: ho fatto digiuni, infatti ho trovato le dispense così come le avevo lasciate, proprio le patatine aperte, il pane intatto. Vabbè, perché lui ha digiunato. Spero tu ti sia nutrito in questi 3 mesi, però penso di sì. Abbiamo fatto la spesa e mio marito mi ha detto: dai, facciamo una bella spesa sana, così iniziamo a mangiare sano. Io ho detto: va bene, facciamo la spesa sana. E quindi abbiamo comprato le verdure, lo sveltesse, il formaggio light, il riso, il grano, le cose proprio sane, buone, le cose sane, proprio buone. E quindi abbiamo fatto la spesa sana, però la verità è che io, siccome me l'ha detto lui, non è stata una decisione mia. Gli ho detto di sì, però ancora non ero entrata nella mentalità dieta, no? Gli ho detto di sì perché in effetti devo iniziare a fare la dieta, però, cioè, sono tornata a moda lì, sei figurati se devo mangiare la pasta, la pizza, il pane, la mozzarella di bufala, devo mangiare tutte queste cose buone che non c'erano. Però lui ha voluto fare la spesa sana, quindi
mi sono sottomessa. Però non ero totalmente sottomessa. Tant'è, non capisco perché ridete. Cioè. Cosa ho fatto? Siccome lui, vabbè, il momento in cui pranziamo è attento, sa com'è, appena finisce si alza, si mette a lavorare col suo cellulare, che ormai sono tutt'uno, risponde, fa... Quindi era tutt'uno col cellulare. Io cosa ho fatto? Gli sono passata da dietro, zitta zitta, e ho aperto il carrellino della dispensa. E zitta zitta, senza farmi vedere, ho preso prima un Twix, uno, sapete che sono due, ne ho preso uno. E me ne sono andata, ho detto, l'ho tirato fuori, perché ho detto, se no sente il rumore della carta, e l'ho mangiato da un'altra parte. Poi però volevo pure l'altro. Allora sono andata, lui non si è accorto di niente, ovviamente, era distratto con il suo lavoro. Allora poi sono andata di nuovo. Il bello è che lui era qua, la dispensa era qui, no? Allora io andavo così, aprivo la dispensa, lo prendevo, chiudevo la dispensa, me ne andavo, e lui non si accorgeva di niente. Ti sei accorto di qualcosa? No, e non si è accorto di niente. Ho finito di mangiare il Twix, ho fatto un grave errore. La verità è che volevo farmi scoprire, perché io sono troppo brava, non riesco a mentire, mio marito neanche sulla cioccolata, non riesco a mentirti neanche sulla cioccolata, allora volevo che mi scoprissi per confessare. E allora c'era... perché ride? C'è la carta del Twix sotto la mia Bibbia. Allora lui è passato, perché poi ha finito di fare quello che stava facendo, e ha visto la carta del Twix. Non vi dico, dopo che avevamo mangiato, cosa avevamo mangiato per pranzo di sanissimo? Leggero, avevamo mangiato leggero, non come il solito, e non vi dico, avevamo detto che dovevamo mangiare sano, e io non lo so, e ti sei mangiato il Twix, e vergognati. E siccome io ridevo, proprio che ridevo, perché me l'ero mangiata di gusto e sapevo che anche lui voleva il Twix, e quindi io ridevo, lui si arrabbiava ancora di più. Alla fine se n'è andato, così proprio alterato, contrariatissimo, e sulle scale si è fermato così e mi ha detto: come pretendi di resistere ai demoni se non resisti nemmeno a un Twix? Cioè, ragazzi, è stato un momento durissimo nella mia vita, in cui proprio il mio cuore era a pezzi, talmente a pezzi che ero piegata dal ridere. Però ha ragione, se non abbiamo autorità, i Twix ci si rivoltano contro. È vero! Vedete, il versetto dice che i demoni si scagliano contro di loro e li umiliano e li deridono, gli fanno del male. E c'è un salmo che dice... Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Sembro io con il Twix che detesto la disciplina, che detesto la dieta. Comunque, anche se mio marito stava scherzando, stavi scherzando, vero? Non stavi scherzando? Guarda che ieri l'hai mangiato pure tu e ti ho visto. E ti ho visto. Quindi, anzi, ieri hai mangiato pane con la Nutella. Comunque ci impegneremo. No, mio marito va a correre. Il bello è che è andato a correre, poi è tornato e ha mangiato pane con la Nutella. Ci impegneremo. Noi quando ce lo mettiamo in testa lo facciamo. Mero amore, scarico di nuovo Shape Up, l'applicazione. Vedrete che un paio di chili, 3, 4, 5, non fanno male. Ok, però devo dire che sono stata brava negli States. Di solito si ritorna sempre ingrassati. Sono stata brava, vero? Sì. Non lo so se era perché vi mancavo, ma tutti mi avete detto: sei dimagrita, vabbè. Che carini, mi siete mancati. Mi siete proprio mancati. Comunque, anche se scherzavo,
anche se scherzava. Questa frase riassume un po' questo episodio, se ci pensiamo, perché se non riusciamo a resistere a cose banali, come pretendiamo di avere autorità sui demoni? Non solo non sapranno chi siamo, ma si scaglieranno contro di noi e derideranno quello che facciamo, derideranno tutte le volte che pecchiamo, tutte le volte che cadiamo a una tentazione. E sì, se non siamo coerenti con quello che facciamo, il diavolo si prenderà gioco di noi. Ed è quello che più odio, ed è una delle motivazioni per cui io mi sforzo per non sbagliare, perché non voglio che tutto quello per cui combattiamo si scagli contro di noi e diventiamo derisione per l'inferno. Io non voglio questo. Amen? I demoni conoscevano Paolo perché la sua vita rispecchiava quella di Gesù. Vi ricordate quando lui dice in Corinzi: siate miei imitatori come io sono di Cristo? Paolo, l'apostolo Paolo, rispecchiava la vita di Gesù e lui aveva autorità per cacciarli nel nome di Gesù, e i demoni sapevano chi era. Come ti conoscono i demoni? Come ti conoscono? Come la mangiatrice di Twix, come la persona incoerente, la persona che è inconcludente, la persona che si lascia tentare per mezz'ora di passione, la persona che dice bugie bianche, magari gonfi un po' le cose. E già mi immagino quando scaccia un demone, uno che gonfia le cose, che scaccia un demone, per me è uno spettacolo da vedere, perché inizia: non puoi capire, sono entrata nella stanza, quella persona stava volando, altro che l'esorcista. Poi ho iniziato il vomito, poi urlava, ha iniziato a cambiare voce, quella magari era raffreddata e aveva chiesto preghiera per il raffreddore. Come ti conoscono? Come ci conoscono? Sanno chi sei perché la tua vita rispecchia la potenza di Gesù in te. O perché, come Paolo, attraverso la sua vita migliaia di persone hanno conosciuto Gesù, perché attraverso la sua coerenza e l'amore hai fatto venire voglia alle persone di venire. A volte non serve parlare, noi dobbiamo far venire voglia alle persone di venire in questo posto, o anche di non venire, ma di accettare Gesù. Dobbiamo far venire voglia alle persone di avere quello che abbiamo noi. Prima cantavamo, la canzone diceva: perché non sono più lo stesso, tipo non c'è più la monotonia nella mia vita, vivo una vita diversa. Le persone vedono questo in noi? O sembriamo più fatti noi di dei fattoni alle colonne di San Lorenzo, che non ci sono più perché c'è la polizia? Facciamo venire voglia di farsi di Spirito Santo e non di farsi una dose per non starci a sentire? O loro vedono in noi soltanto il super santos, quello che sa tutte le cose di religione, sa tutti i versetti della Bibbia? O vedono noi come una persona bigotta? Se tu vuoi essere bigotto, va benissimo, ma sii anche coerente con la tua vita. Se tu sei bigotto, ma dimostri amore alle persone, ma dimostri passione per loro, dimostri volerle aiutare, va benissimo, ma sii coerente con quello che predichi. La gente ha bisogno di coerenza, ragazzi. Sapete perché ha bisogno di coerenza? Perché non ce n'è. Non ce n'è coerenza. I vostri compagni, i vostri colleghi sono circondati da genitori che hanno promesso, si sono promessi amore tutta la vita, poi si lanciano i piatti. Genitori che gli insegnano a essere educati e poi dicono parolacce ai loro figli. Genitori che gli insegnano a non picchiare i loro compagni e poi li ammazzano di botte perché disubbidiscono. I vostri compagni sono circondati da politici, che in Italia ormai è così, cioè i ragazzi neanche sanno più la situazione politica, ma una cosa sanno: che i politici promettono una cosa e poi non la mantengono. Sono circondati da ragazzi che dicono di amarle, di amarli, o ragazze che dicono di amarli e poi vanno con le loro migliori amiche. Sono circondati da una serie di incoerenze e la gente non vuole questo. La gente non vuole questo.
Le persone stanno cercando coerenza e Gesù è coerente e noi dobbiamo sforzarci di essere coerenti come lo era Gesù. Amen. C'è un altro episodio, io ho finito, in cui viene usato il nome di Dio. Vi ricordate quando quella donna, c'erano Paolo e Sila che passeggiavano e quella donna diceva: seguiteli, seguite questi signori perché loro portano la parola di Dio. Vi ricordate quell'episodio? Ecco, lì succede una cosa simile. Questa donna usava il nome di Dio? Sì. Questa donna diceva qualcosa di sbagliato? No. Ma le sue parole erano prive di autorità. Anzi, erano parole. Era uno spirito di divinazione che voleva confondere le persone. Usare il nome di Dio non fa di te un discepolo di Dio. E neanche venire in chiesa, neanche essere quassù. Quello che darà autorità alla tua vita e alle tue parole sarà il tuo esempio. Amen. Io vi chiedo di alzarvi, però vi voglio raccontare una storia nel frattempo. Non ve l'ho mai raccontata, credo, ma è molto inerente a quello che stiamo dicendo. Che la domanda iniziale era: i demoni sanno chi sei? Perché appunto di Paolo lo sapevano. Sapete, io sono nata in una famiglia cristiana, la mia famiglia è cristiana, gran parte della famiglia di mio papà è cristiana, gran parte della famiglia di mia mamma è cristiana. Mio fratello è un ministro, un pastore anche lui. Tutta la mia famiglia serve Dio, tutte le mie sorelle, ho anche zii pastori in Svizzera, cugini pastori, insomma tutti serviamo Dio. E questa è la cosa più bella. Sapete chi è stato il movente di tutto questo? E forse anche di alcuni di voi. È stata una signora, una vecchietta, mia nonna. Mia nonna è stata la prima a convertirsi e con lei tutta la mia famiglia, famiglia di mio padre, poi ha parlato di Gesù alla famiglia di mia madre e poi a tante altre persone e così via. E vi voglio raccontare un episodio che mia mamma racconta sempre della nonna. Lei adesso non c'è più, in Canada mi è morta anche l'altra nonna, non ho più nonni. Vabbè. E in pratica lei un giorno, mio nonno invece, era molto molto religioso, cattolico, e non voleva assolutamente che lei frequentasse un'altra religione. Non so se sapete, ma all'epoca, soprattutto al sud, si usava molto fare le cosiddette fatture, che erano pratiche magiche per, avete mai sentito, gli ha fatto la fattura per farsi innamorare, per farla innamorare di lui, gli ha fatto la fattura per fare questo. Sono delle pratiche magiche che si fanno. E un giorno mio nonno decise di portare la nonna da una maga per farla, per dissuaderla, per farle un incantesimo, una magia per dissuaderla dalla religione, da Gesù, perché non voleva che fosse credente. Quando sono arrivati lì, mia nonna chiaramente non poteva opporsi, perché il nonno era anche a volte violento con lei, quindi lei era perseguitata, lei era veramente perseguitata. E un giorno sono arrivati davanti alla porta di questa maga e la maga, il nonno diceva alla maga che voleva che la nonna smettesse di fare una qualsiasi magia perché la nonna smettesse di seguire Gesù. Quando sono arrivati davanti alla porta, la maga ha fermato il nonno e gli ha detto: tu qui non puoi entrare. E noi diceva: perché non posso entrare? Io non posso fare niente su di lei. Perché? Il nonno diceva: perché non puoi fare niente? Tu devi dissuaderla, devi fare qualcosa perché lei non segua più Gesù. E la maga gli ha risposto: io non posso fare niente perché il suo Dio è più forte del mio Dio. Questo è Gesù in cui crediamo. Questo è Dio, questa è la potenza del Gesù in cui crediamo, per cui stiamo dando la vita. Questo è il nostro Dio, ragazzi.
questo i demoni devono sapere di noi. Una donna semplice, una vecchietta, una donna così umile, semplice. Non era una grande predicatrice di platee. Non era questo, era una donna con un cuore che voleva servire Dio, seguire Dio a tutti i costi, a costo di farsi picchiare, a costo di farsi dire parolacce, a costo di essere martire nella sua stessa casa. Una donna semplice, contro cui i demoni non potevano fare niente, niente. E la mia domanda oggi è questa. Cosa pensano i demoni di te? Non perché voglio dare importanza a loro, non ce l'hanno, assolutamente per noi, non ce l'hanno. Ma cosa pensano di noi? Pensano che siamo persone che possono fare paura all'inferno? Oppure siamo indifferenti? Se siamo indifferenti per l'inferno, stiamo sbagliando in qualcosa. Io oggi voglio interrogare me stessa per prima, in cosa? In cosa? E vi chiedo di chiudere i vostri occhi. E oggi con questa parola volevo portarvi proprio, portarci a riflettere su quanto la nostra vita sia coerente con quello che diciamo. Perché non so voi, ma io fremo, io e mio marito fremiamo per vedere questo posto pieno. Fremiamo per vedere i ministri che diciamo che vogliamo. E io credo che ci sia solo un modo per farlo, ci sia solo un modo per riempirlo. Parlare, sì, parliamo di Gesù, portiamo la parola di Dio nelle nostre classi, portiamo i nostri rebook, portiamo tutto questo, ma mostriamo la nostra fede con la nostra vita. Coerenza, ragazzi, coerenza nelle grandi e nelle piccole cose. Coerenza non significa solo distaccarci e a volte schifarci dalle persone che peccano. Anche questo è incoerenza. Anche questo lo è. Perché l'amore di Dio è quello che dice chi ha peccato scagli la prima pietra, è quello che ama la prostituta. L'amore di Dio è quello che ama le persone, non che le giudica. Se tu avrai la faccia schifata, e so che a volte succede, con chi sta sbagliando, non significa che devi sbagliare con loro, che devi essere il miglior amico, fare le cose che fanno loro, ma mostra amore per chi non ha ancora conosciuto Gesù. Mostra la tua compassione, fai praticamente quello di cui hanno bisogno. Magari predichiamo e poi ci chiedono di se possono venire a dormire una notte perché hanno bisogno e abbiamo paura a dire un sì. Ci chiedono 2 euro e non glieli vogliamo dare perché abbiamo paura che non ci ritornano. Ci chiedono un aiuto a studiare. Magari al lavoro mostriamo competizione. Rispondiamo male. Usiamo parole inappropriate. Coerenza nelle piccole e nelle grandi cose. E io vorrei che ci prendessimo un tempo in cui veramente lo Spirito Santo possa ministrare nei nostri cuori in cosa stiamo mostrando incoerenza ai nostri compagni. Magari è qualcosa di cui non ti accorgi, magari fai delle battutine che a loro non piacciono, è personale. Solo lo Spirito Santo può dirtelo. Io prego che oggi lo Spirito Santo possa amministrare i vostri cuori, possa dirvi in cosa ancora, cos'è che ci sta allontanando dall'autorità che dovremmo avere nel nome di Gesù. Prendiamoci questo tempo.